Questo programma è offerto da Medicamen. È da 40 anni il punto di riferimento per i baresi e non solo nell'ambito della parafarmacia e sanitaria. All'interno dell'attività, vasto assortimento di dermocosmesi, calzature sanitarie ed ortopediche. Medicamen, inoltre, è rivenditore autorizzato Fratelli Tomasi Calzature. Tante poi le novità, tra cui elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, plantari su misura e la possibilità di una visita specialistica con un tecnico ortopedico. Numerose idee regalo per Natale e non solo. Medicamen, sanitaria e parafarmacia del dottor Mariano Rubini, è in via Melo 207 di Bari, telefono 080 523 7646. Medicamen, da 40 anni è al vostro servizio. Perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Amici sportivi di Radio Doppio Zero del Bitonto Calcio, benvenuti. 2020 cominciato, per cui ricomincia anche Ruggito Nero Verde in compagnia di Nicolangelo Biscardi e di Danilo Cappiello. Benvenuti ragazzi. Buonasera a tutti. Buon anno anche a voi. Auguri a tutti, abbiamo già inaugurato l'anno. E come vedete questa sera abbiamo il direttore della Bitonto, Mario Sicolo. Un saluto a tutti voi, a tutti gli amici a casa e un augurio di un felice 2020 innanzitutto. E logicamente l'ospite di questa sera è Turu Biason. Ciao Turu. Ciao, buonasera a tutti. Buon anno anche a te. Grazie. Tutto a posto? È stato bene le feste? Sì. Ok. E dopo aver sistemato le pratiche burocratiche, per la figlia, loro si è liberato. No, prima abbiamo visto le foto della figlia, una splendida bambina, veramente molto molto bella, ci stava raccontando un po' dietro. Io ringrazio Turu anche per l'abbigliamento che... Non cominciamo, periodo, cioè è l'anno nuovo. In un periodo cerchiamo di dare vacche magrissime. Sulle vacche magrissime avrei i miei dubbi guardandovi. Comunque cerchiamo di avere una
direttore ci dica lei qualcosa, cioè dobbiamo cercare di essere un po' più seri. Sì, sì, assolutamente. Cerchiamo allora, di dico solo che domenica, no, il giorno dell'Epifania, dalle 15 alle 17, ho perso 2 ore della mia vita. Ah, credevo avessi perso 2 chili dalla tua vita. No, no, 2 chili di insulti a una squadra che mi ha fatto perdere 2 ore. Vabbè, vabbè. Allora, ricomincia logicamente Ruggito Nero Verde, ricominciamo la grande, insomma, questo 2020 con il Bitonto sempre più capolista, con Turbiasone che adesso sviscererà qualcosa che è successo durante questi giorni. Allora, ragazzi, no, tu, dimmi tu, ricomincia a dire tu. E cosa devi dire? Cosa devi dire? Che vuoi dire? Che stiamo bene al primo posto. Come ti senti lassù? No, non pensiamo alla classifica, dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo. E continuare a lavorare che ancora è lunga. È lunga ancora, vero? Ancora c'è ancora da lavorare, c'è abbastanza. C'è da pedalare ancora. C'è da pedalare ancora, come dice Mister Taurino. Allora ragazzi, come c'è da dire che al primo posto, che se ne dica, scusate questa postilla, ma sapete che ogni tanto devo estirpare qualcosa. Sì, che hai dentro, che hai dentro. Leggo, sento, dicono di tutto, orari, non orari, ma a prescindere dagli orari, Bitonto è il primo da 3 mesi. Forse qualcuno dimentica questo, Bitonto è salito in vetta il 19 di ottobre, oggi siamo al 9 di gennaio, e ringraziando il cielo siamo ancora lì in vetta. I numeri nella vita, nel calcio, nello sport parlano chiaro, miglior attacco, miglior difesa, d'Italia o forse di più, però agli altri lasciamo sempre commentare, giusto Turu? Sì. A noi piace no, infatti no, sul campo. No, effettivamente Mario, se non sbaglio proprio questa settimana c'è stato il nostro collega che ha scritto l'articolo. Mi rivolgevo a Mario anche perché, scusami Nicola, Mario è stato il primo che 2 mesi fa, esattamente 2 mesi fa, era il 7 di novembre, ha pubblicato un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno dove eravamo già miglior difesa in Italia e tra le 4 d'Europa. E da allora abbiamo preso solo 3 gol in 2 mesi. E questo magari è un valore aggiunto, perché poi in 2 mesi è rimasta quella la posizione del Bitonto. È rimasta la prima in Italia e in Europa credo che abbia anche superato, nel senso che avendo subito soltanto 3 gol, anche le altre 3 squadre che erano ex aequo col Bitonto. Quindi pensi che effettivamente abbia il Bitonto la difesa più forte in questo momento d'Europa. E non è semplice, anche perché il Bitonto, e tra l'altro noi abbiamo un rappresentante insigne del sistema di gioco instaurato da Taurino, da Mister Taurino. Il Bitonto è una squadra che fa tanto calcio, no? Carlos, tu stesso ne veicoli tanto, no? La manovra passa spesso da te, no? E Bitonto fa calcio, fa gioco, è sempre molto propositivo, è sempre molto offensivo, e poter avere e vantare anche la difesa più forte d'Europa è chiaramente un valore aggiunto all'insieme, al concetto di gioco che il mister è riuscito a trasmettere a tutto il gruppo, a tutta la squadra, e questa è una cosa bella. Permettetemi di dire, Mario e tutti voi, che non dimentichiamo, spesso si parla anche di mercato e così via, che il Bitonto è fino ad ora, cioè con tutti i dovuti scongiuri, miglior difesa d'Italia, probabilmente d'Europa e così via. No, mi dicono da casa che c'è il Maccabi Tel Aviv che infatti dico sempre meglio. Probabilmente sì, sì, sì. Non, onestamente ammetto che il buon Graziano non ho visionato quelle italiane, le ho visionate tutte perché mi è facile con tutto campo visionare tutte le statistiche, veramente ne ho trovati zero, cioè non ho una squadra come le cose. Non dimentichiamo che il Bitonto ha giocato gran parte del girone d'andata senza Capitan Montrone e Gianfreda, che sono stati infortunati, e quindi voglio dire un applauso va fatto a tutto il reparto, anche i ragazzi che sono subentrati che hanno fatto la loro parte sicuramente. Vabbè, niente, questa postilla che avevo qua non ce la facevo più. Tranquillo, giorni che trattengo, sai, c'è una persona che ha scritto i signori degli orari. No, ma io non guardo gli orari, cioè, io criticavo Sarri quando si parlava di orari. Va bene così. Il Sarri di Napoli, ancora qualcuno pensa il Sarri veloci, veloci, salutiamo Graziano Moretti, Michele Margiosta, Modesto Palermo, Anna Verriello, Daniele Verriello, Pasquale Civitro, che non so dove può essere che stia vedendo Pasquale, anche mia madre, che gli ho spiegato come fare. Va bene, Gianni, Giacomo Germano, Gigi Anacleri ci sta guardando. Domenico Scaraggi che ci saluta da Pavia. Non sappiamo chi sia questo Danilo Mingiulli. Danilo Mingiulli che sta facendo finta di fare la regia, ma non è vero perché controlla e ricontrolla. E Insuccio Mazzarres che dice purtroppo no, la difesa migliore d'Europa è del Sedan, quarta serie francese.
attualmente facendo la medica l'organo stesso di parlare di Bitonto al quarto, vabbè, trascorsi anche se non ero in Ligue 1, Sedan, io ricordo sì, perché fa rima. No, sì, io, scusa se qualcuno l'abbiamo scoperto. Vabbè, dai, come la prima divisione argentina. Non si può dire, no, non si può dire niente, però. Dai. Allora, va bene, dai, via. Allora, iniziamo ad analizzare la domenica che è stata. Lo facciamo insieme. Quest'anno il programma deve essere più dinamico. Per cui pochi dati e molto movimento. No, che dati non ce ne sono, ci sono subito domande a spada tratta subito per i nostri ospiti, perché chiaramente vorrei coinvolgere. A proposito di ospiti, a proposito di Turu, da casa ci scrivono: buonasera, un saluto a tutti voi, una domanda per Turu. Domenica ce lo fai il primo gol in trasferta come nella partita d'andata? Magari. Ci proviamo. Perché il primo gol l'hai fatto a Francavilla. Esatto. Sì, hai fatto un Francavilla il primo gol. In prima giornata, se non sì, la prima giornata. Poi hai fatto il gol contro il Gladiator e poi se ne è Taranto. Prima giornata simpaticamente bagnata. Ah, tra l'altro, vogliamo fare un plauso a Turu che dagli utenti tifosi neroverdi è stato premiato idealmente come il gol più bello del 2019, quella botta al volo contro il Gragnano. È stato un gol buono, la nostra uno è buono. Hai battuto la concorrenza di insigni compagni di squadra, a proposito di insigni. E buonasera anche al presidente Rossiello che ci sta guardando sempre ossequio al presidente. Va bene, via Nico, veloce. Allora, niente, analizziamo subito quello che è stato poi domenica scorsa, vittoria per 2-0 contro il Francavilla. Chiedo alla regia chiaramente di mandare in sovrimpressione alcune immagini appunto del match contro la formazione del rientrante Lazic. Turu, una immagini gara che da quest'anno sono di nostra produzione. Radio Doppio Zero, che ricordiamo è ufficialmente radio accreditata alla Lega Nazionale Dilettante, quindi ci seguirà pettissequamente su ogni campo e in ogni azione. Dunque sembra una canzone di quello lì, in ogni luogo. Dicevo, volevo chiedere a Turu quali sono state le chiavi del successo di una partita che comunque, anche se la classifica presenta il Francavilla al penultimo posto, non era facile perché la ripresa, le festività, la novità in panchina del Francavilla, al girone di ritorno ogni partita presenta dei punti pesanti. Quali sono state le chiavi del successo contro la formazione lucana? No, beh, credo che la cosa più importante è stata l'atteggiamento, sapere che era una gara difficile senza guardare la classifica. Se vai a guardare la classifica pensi che magari può essere una partita facile, non ce ne stanno partite semplici, quindi bisognava partire subito forte cercando di fare gol quanto prima possibile. E credo che è stato così. Poi nel secondo tempo abbiamo chiuso, diciamo, tra virgolette, la partita, potevamo fare anche qualche gol in più, però va bene così, era importante ripartire questo 2020 con una vittoria. Mario, e qui vorrei coinvolgere te, nelle ultime settimane, per forza di corsa maggiore, tra infortuni, squalifiche, soprattutto proprio lì a centrocampo c'è stata parecchia rotazione, sì, certo. Ma non è sembrato che il rendimento generale della squadra fosse calato? Perché, per esempio, la domanda che vorrei fare al buon Turu è: ti aspettavi di giocare con due under, e come ti sei trovato poi domenica scorsa lì nel mezzo con due under come Bolognese e Piarulli? E un'altra domanda, sempre legata al centrocampo, Gerson Marsili Vacca, secondo te forse è il centrocampo più forte dell'intero campionato? No, vabbè, Bolognese, mi sa che l'ha detto anche il mister, non lo prendiamo, ce lo vediamo come un under, è un ragazzo che si dedica, sì, ed è bravo, e bisogna dargli la fiducia giusta. La forza, credo, di questo Bitonto è il gruppo, perché chi gioca meno, chi gioca di più, cerca sempre di fare il massimo per il bene della squadra, e quindi credo che sia questa cosa la cosa più importante di questo Bitonto. Perché tipo lo farei con l'Andrea, tu non c'era, ma non sembrò, si sentiva la sua mancanza, ma con tutto il bene che possiamo volere. Tra l'altro, quello che volevo dire è che, se giustamente diceva Carlos, nel momento in cui vi è un gruppo molto coeso, compatto, pronto a
condividere il sacrificio, perché di quello si tratta. Quindi c'è proprio un sentire basato sulla fratellanza, sull'unità tra i ragazzi, quindi come se fosse un insieme di anime da un lato. Dall'altro abbiamo un sistema di gioco che è stato mandato a memoria in maniera molto salda dai ragazzi, in maniera incrollabile, loro ce l'hanno e sanno. Allora, nel momento in cui ci sono questi due fattori concomitanti e qualcuno viene meno, gli altri elementi che subentrano, no? I ragazzi che prendono il posto di quelli che non ci sono, entrando in un sistema così ben saldo, è chiaro che si trovano bene e la squadra non ne risente, la manovra non ne risente dell'assenza di qualche giocatore. Peraltro noi l'abbiamo visto, ormai si è capito che il mister non solo ha quel modulo tattico al quale vi siete affezionati un po' tutti quanti, ma nel contempo utilizza e fa sì che quel modulo metta a frutto, tesaurizzi il più possibile le qualità di ogni singolo giocatore e quindi vi sceglie all'uopo a seconda di quelle che sono le esigenze che la partita richiede in quel momento. Ed è quello il segreto. Ecco perché io mi sono permesso, ripeto, di definire alchimista Mister Taurino, perché è in grado ogni volta di trovare la formula giusta, la formula magica per creare l'incantesimo e di volta in volta buggerare l'avversario di turno. Allora, nel frattempo ci ha raggiunto Pasquale Civitro, che per una questione di spazi non riusciamo ancora a collocare qui tra di noi. È meglio tenerlo dietro. Però quando Pasquale vuole intervenire per qualche domanda può fare come a scuola, alzare il ditino e può intervenire. Quindi, scusaci Pasquale, gli spazi sono... No, comunque credo sarebbe che... stato meglio fosse venuto qua. No, no, vabbè, lui commenta la diretta, ma io non lo scherzo. Sembra che lo fai catenaccio. Faccio catenaccio. No, io invece se lo possiamo far accomodare, cioè non è un problema. Magari mandiamo tempo. Lasciamo dopo, lo faccio entrare. No, io invece volevo sottolineare una cosa, questo credo che sia una sottolineatura che è stata fatta proprio dall'inizio dell'anno, dall'inizio della stagione, cioè il fatto che questo Bitonto è forte. E possiamo dirlo tranquillamente, perché ha il gruppo, cioè Bitonto, la nostra squadra ha un gruppo bello, solido, bello, forte, dove ognuno sa che cosa deve fare, guidato da Mister Taurino, e se c'è un buco da qualche parte, tranquillamente viene chiuso senza alcun tipo esatto, di problema. Esatto, e io questo volevo chiedere appunto, avendo, ripeto, uno dei rappresentanti più significativi del gruppo. Io penso che durante l'anno, siccome no, dicevano gli amici di Nicola, quod capita tot sentenze, cioè proprio ogni gli amici gruppo di Nicola l'hanno è detto. Fatto di tante persone, ognuno c'è il suo modo di vedere la vita, ognuno vive le sue esperienze e l'impressione che si ha dall'esterno è che magari non tutti ovviamente possono vivere un periodo felice della loro vita, anche privata, e si ha l'impressione che vi diate una mano l'un l'altro tutti quanti, anche quando magari qualcuno è più scarico, c'è sempre qualcun altro che va in soccorso e lo sorregge, e questo significa creare veramente un gruppo che veramente può far sembrare, come la partita di domenica, facili anche le cose difficili, perché c'era il vento, perché l'avversario magari sottovalutare, e questa è la bellezza appunto di avere uno spogliatoio molto unito. Sì, sì, penso che avere un gruppo soprattutto va formato di grandi persone, di ragazzi umili che non guardano il proprio, come dire, il proprio guadagno, ma bensì quello che può fare in base a quello che chiede il mister. Tutti quanti insieme. Tutti quanti insieme. Se ognuno si guadagna al singolo, questo gruppo non, è difficile che si forma. Quindi credo che anche la dirigenza va premiata al mercato che hanno fatto all'inizio campionato, esatto. Perché oltre a trovare bravi giocatori, penso che sono stati bravi a scegliere grandi uomini, persone che non guardano a uno mismo se no al gruppo. Ma voi avvertite questa presenza, questa forza? Soprattutto non è semplice, tutti sanno che la forza, una delle forze per vincere un campionato o per cercare di vincere un campionato è il gruppo. Ma non tutti lo riescono a fare, riuscire a farlo, quindi... certo, non è facile. Quella forse è la cosa più difficile, guarda, perché puoi avere uno, due, tre grandi giocatori, però poi manca tutto il resto dell'insieme. No, io voglio dire questo perché poi noi siamo stati partecipi della festa per Natale, dove abbiamo partecipato anche noi, e ringraziamo il presidente Rossiello. Non sembrava, sai, la classica cena della società, sembrava veramente un pranzo familiare, perché poi ci sono stati, c'è stato il papà del presidente che ha omaggiato i giocatori per i regali con i bambini, cioè sembrava veramente una festa di famiglia, e credo che questa veramente sia la forza più grande che una squadra possa avere, cioè veramente sentirsi. Ma quando si parla di gruppo si parla anche
di quello che io ho vissuto con loro a Camerino, dove sì, va bene che devi intrattenere il tempo la sera, però inventarsi dei giochi come se fosse un gruppo di ragazzini, là è gruppo, là si crea gruppo. E ricollegandomi a quello che diceva Turu quando parlava della società, beh, c'è da dire che consegnare a mister Roberto Taurino al 20 di luglio una formazione praticamente fatta è stato un grosso vantaggio, perché proprio quello alcuni opinionisti giustamente sottolineavano nei giorni scorsi, ovvero il Bitonto è partito in anticipo, è partito con i tempi giusti, e sono stati dati i tempi, le condizioni per poter chiaramente poi arrivare a questi, a questo tipo di risultati. Penso che a quello si riferisse, caro, ha fatto i complimenti anche alla società. Allora, volevo segnalarvi due o tre cose da casa, vabbè, a parte le tante persone che salutano Turo. Turo saluta anche Nico De Santi. Nico De Santi e Turo, che è stato... il tuo compagno di squadra, non so. È stato avvicinato a Edgar Davids, per cui come personaggio, insomma, è tanto. poi fra i tanti messaggi che arrivano da casa, vabbè, a parte quello di Francesco Rossi. Attenzione, ve lo leggo, quello di Francesco Rossi alle presidenti. Dice: buonasera a tutti, vorrei lanciare un appello a tutti i nostri sostenitori. I ragazzi ora più che mai hanno bisogno del vostro sostegno, anche e soprattutto fuori casa. Questa è una sorta di chiamata alle armi, fate sentire loro tutta la voglia di raggiungere il nostro vostro sogno. Insomma, ci sono da fare una parte. Presidente, se ti può confortare, sta già partendo la macchinata ignorante di Pasquale Civittaro direzione Santa Maria Capua Vetere, mentre qua Shakespeare. Io purtroppo sarò in teatro, ma ragazzi, sapete benissimo che è stato già definito falsissimo. Sul falsissimo mi potevo mandare le immagini, ma è vero. Purtroppo non sarò presente domenica, ma sapete benissimo come aggiornarmi su tutta la situazione. C'è una somiglianza tra Nicola. Sì, infatti Pasquale poi ci spiegherà questa cosa. Gaetano Acquafredda che ci dice: forza Turu, domenica faccio un gol. Vabbè, poi le solite cose. Può segnare pure Figliola, Iurino. Tu, a proposito di Iurino, ti saluta anche mister Iurino, logicamente. Giaguaro, oggi ha fatto una cosa bellissima, Iurino, che ha fatto l'in bocca al lupo all'Oliva, che si è infortunato. Bel gesto, davvero un bel gesto. Tra l'altro sappiamo che è un maestro di calcio, anche soprattutto per non i portieri. A caso, quando quest'estate chiacchieravo con Gianni Iurino, mi ha sempre detto che per lui i tre under migliori dello scorso anno sono stati Figliola, Zinfolino e l'Oliva. Siamo perfettamente d'accordo. Lui si riteneva fortunato ad averne due dei tre. Fatemi salutare Manuel Rossella Achille, Mimo Rubino che si sta guardando, un saluto, grazie a Manuel Moretti, vabbè, che è sempre Gianvito Rubino che come al solito ci segue, credo sia tornato a Bologna, che definisce Mario Sicolo senza barba sei un altro uomo. Purché sia uomo. Sono tranquillo. Allora, fermi tutti, adesso andiamo con Danilo Caffè. No, fare un'altra. No, abbiamo tempo, tranquillo, adesso con le foto di Dani. Decidi arbitrariamente. No, veloce, mazzo tutti. Mazzo tutti quest'anno. Vai Dani. Sì, prego la regia di passare alla prima foto di questo racconto fotografico. Questa foto qui l'abbiamo chiamata Agenzia Viaggi Trubiason e si viaggia che è una meraviglia. Bellissimo quello. Penso che sì, la chiura appieno la partita di Carlos. È un po' quello che vogliamo tutti noi in Italia. Bisogna adattarsi a ogni singola partita. In quella partita particolarmente. Anche se io vorrei, a proposito di quella partita, ti farei soltanto una domanda così, diciamo, quasi in maniera sicuramente indiscreta. Poniamo che Nicola fosse l'arbitro di quella partita, ecco. Cosa hai detto a fine? Dilla Nicola, così non ti prendi altre. Cosa hai detto a fine? Le stesse parole devo dire. Non ti vergogni la partita che hai fatto. Signore, è questo che ti è valso il cartellino rosso. E due giornate. E due giornate. Posso assicurare che in quel momento tu hai incarnato il pensiero di 2500 bitontini. Te lo posso assicurare. Inversione like. Perché tutti quanti lo sanno. Sì, molto like. Molto like. Però ho perso io. Quasi costumata come versione la tua. Però un arbitraggio del genere non è semplice per quelli che stanno dentro il campo. Immaginate voi che stavate fuori, noi che siamo dentro ancora di più. Anche perché tutti quanti dicevano: ma è possibile che, essendo uno dei giocatori più esperti, tu, così che tu fossi caduto in questo tranello? Io, per esempio, ti faccio dal mio punto di vista di osservatore, giustamente come tu dicevi, fuori, in tribuna, quindi con tante comodità,
tu eri in mezzo alla battaglia. Almeno tre punizioni fischiate contro di te dovevano essere a favore tuo. Questa fu la nostra impressione dalle squadre. Quante? Io dico almeno un po' tre. Troppo generoso, capito? Poi io dissi quello, convinto che lui, cioè, non faceva niente, altrimenti non avrei detto niente sicuramente. Però è andata così. Va bene, ormai è passata quella partita. Andiamo avanti. Voglio saluti anche a Cristian Sannicandro. chi altro c'è? Domenico Scaraggio, che abbiamo un botto di visualizzazione. No, veramente, stasera quando insomma c'è. Allora, vai Danilo, vai, nel frattempo. Sì, allora io direi alla regia di passare con la seconda foto. E questa qui l'abbiamo chiamata "Se serve, io ancora fiato". Anche perché vedendoti da fuori si ha l'impressione che se le gare dovessero durare anche un giorno intero, tu comunque continueresti a correre e a ringhiare sulle caviglie di chiunque. Ma ci sono momenti in cui accusi anche un briciolo di stanchezza, non totale. Nello spogliato le fine partite. Sì, 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 sì. Non lo faccio sembrare, ma ci sono partite che arrivano di crampi, bisogna gestire con un po' di esperienza la partita. Ma secondo voi il cuore della lui mette delle bombole d'ossigeno sotto? Secondo me sì. Allora, comunque da casa ruba i polmoni degli avversari. Ma a parte quello lì, il problema è che da casa sono sicuri che quando gli avversari vengono a contatto con Turu prendono la corrente. Cioè non si avvicinano. Non si a proposito di corrente, Turu ha avuto un aneddoto poco piacevole per via della corrente. Ecco, no! Questa fa la corrente. Ecco. Che è successo? Passando il telefono ad Annibal Montaldi, mentre gli davo il telefono, avvicinato la mano, ci ha preso la corrente. Ed è caduto. È caduto il telefono. No. La cosa più brutta è che il vetro, quello di sopra, è intatto, e quello di sotto si è spaccato. Ma vabbè, perfetto. Come perché la protezione del vetro? Non so, tu ora, cresci gli amici argentini, cresci, va. Perché la protezione del vetro giustamente era sopra, non sotto. Vabbè. Terza foto, e io penso che a questa fotografia qui siamo un po' tutti affezionati, ma al di là della foto per la giornata, perché resterà una giornata storica. Non a caso è stata votata sempre tifosi neroverdi la partita, dell'anno. Esatto. Rifacendoci alla foto che trae comunque una tua esultanza, rispetto alla stagione scorsa dove hai segnato una sola rete e che gol, tra l'altro hai detto anche come il miglior gol della stagione passata, quest'anno risalta un po' agli occhi una tua attitudine col gol, stai segnando con molta più frequenza. Secondo te cosa è cambiato dal punto di vista tattico? Vabbè, cambiando modulo ci sono anche delle variazioni in base a quello che chiede il mister. Giocando quest'anno 3-5-2 noi le mezziali abbiamo più opportunità, più gioco e quindi più possibilità di fare gol. Una delle cose che ci chiede il mister è di inserirci sui cross, soprattutto dall'altra parte. Grazie a Dio sta andando bene, ho fatto già tre gol che non è da me, però speriamo di continuare così. Vabbè, anche se ne fai altro tre non sarebbe una cosa male. A noi non dispiace, a noi non dispiace per niente, insomma. Pregherei la regia di passare all'ultima fotografia di questo racconto fotografico. E questa è una foto che penso racchiuda un po' tutto, perché forse è la tua foto migliore di questi due anni. Tralasciando la sassata dei 20 metri sotto un'acquazzone che non sto qui a ricordarlo, anche perché che ricordiamo anche in tribuna. Sì, che pioveva dappertutto, forse anche dall'asfalto pioveva quel giorno. Che effetto fa esultare così? E soprattutto durante le partite, da quando è nata tua figlia, avverti una forza maggiore? Cioè un sostegno in più magari? Vi racconto una cosa, ho fatto questi tre gol quando mia figlia era ancora nella pancia della mamma. No, Danilo, rimettila la foto. Dopo che è nata non ho segnato più. E quindi bisogna fare il secondo subito. Attenzione, annuncio vobis, gaudium magnum, la famiglia Biasciutta. Momento, dobbiamo chiedere anche alla moglie, perché infatti, dovrebbe anche essere d'accordo me. Sei d'accordo me in questo momento? Non è d'accordissimo in questo momento. Attenzione! Guardate qua che messaggio per il buon Mario Sicolo è arrivato. Allora, Pasquale Verriello scrive: un saluto carissimo ad un grande ex portiere bitontino presente in studio, l'immenso Mario Sicolo, detto il buffon dei poveri. Poi sì, ci spiegherai per quale motivo. Pasquale, ti mandiamo a lezione da Iurino, ti mandiamo. No. E poi vabbè, andiamo a scomodare delle cose un po' particolari, però Graziano Moretti dice: non me ne volete, la notte precedente di Bitonto Gragnano ho sognato mio padre che esultava la rete di Turu e il giorno dopo Turu ha segnato. Graziano, Turu si muovesse, Graziano continuasse a sognare, dai, così sogniamo tutti insieme. Esatto. Dai. Allora, grande Danilo, questo
per questo racconto fotografico. Allora, un paio di domande. Mario, a quale giocatore del passato si assomiglia? Nel passato del Bitonto, tu che guarda, qualcuno hai visto, accosteresti? Sì, per carità, so, io qualche nome, giocatore in generale, qualche nome. Scusami, fammi salutare Silvio Mercai. Silvio Mercai, sicuramente, che abbiamo scoperto essere un ottimo imitatore. Solo che, soprattutto il mister. Silvio, soprattutto il mister. Solo che per le caratteristiche, perché io adesso mi vengono in mente, no, centrocampisti mezziali che abbiamo avuto nel passato, non so, Gino D'Addabbo, Agostinelli, Chicco Agostinelli, giocatori che abbinavano la tecnica alla forza fisica, la qualità alla quantità, che tu effettivamente sfoggi quotidianamente, domenicalmente, veramente in maniera industriale. E tra l'altro va questo sottolineato, che hai queste caratteristiche particolari. Sei un classico giocatore centrocampista nel cuore della Pugna, di lotta e di governo, nel senso che, come bene dicevano gli amici, azzanni garretti altrui, però nel contempo sei in grado comunque di mostrare. Mario, ti prego, spiega cosa sono i garretti. No, nel senso che Mario, che lui è argentino, cioè morti gli avversari, parla italiano meglio di qualche giocatore del Bitonto italiano. Sono d'accordo. No, volevo dirti, però sai fare gioco, Sciabola e Fioretto insieme. Molte volte il mister vi affida a te, ma anche a Marsili. Vacca è già più raffinato e meno dedito alla battaglia, Raffaele, mentre Marsili invece è un gladiatore, e soprattutto un gladiatore, poi ha il calcio a giro su punizione da lontano e va bene. Tu invece sei in grado di tenere palla, dedicare ogni tanto qualche tunnel agli avversari, qualche sombrero, qualche passaggio filtrante illuminante, qualche botta, e nel contempo, ripeto, ringhi sull'avversario che è davanti. E sono delle caratteristiche che ti rendono un giocatore davvero un unicum a livello calcistico. Io onestamente, chiaramente tu hai avuto la tua carriera, no? No, partendo dall'Argentina, tu hai fatto, facevi una sorta di Serie C, sei stato in Argentina, no? E quindi Belgrano in Serie B, poi Sportivo Belgrano in Serie C, un'altra squadra. Tu hai giocato sempre in questo ruolo, hai giocato? Oh sì, in Argentina si usava soprattutto il 4-4-2, facevo il centrocampista a 2, però quando era centrocampo a 3 facevo la mezzala. Ok, andavi in mezzala. Anche il play, ho fatto sempre quei due ruoli, diciamo. Perché comunque è una tecnica da trequartista, no? Una tecnica ai dei piedi. Senti Mario, da casa mi stanno facendo dei nomi. Buttazzoni, che devo dire, cioè Emiliano Buttazzoni, però non Giannini aveva dei tempi. Emiliano Buttazzoni non aveva la forza che ha, la bossa che ha Carlos. Gaetano Giannini effettivamente potrebbe somigliare dei bei tempi, però con una piccola differenza. E torno a dire, Carlos ha la classe, la raffinatezza, la tecnica più di un trequartista. Gaetano invece di un regista, per fare un esempio. Gaetano poteva sembrare più Zidane nella tecnica, sto dicendo, non soltanto nella tecnica. La tecnica di Carlos è più simile a quella sivoriana, no? Di uno che sta più avanti, non uno di chi sta al centrocampo, capito? No, ma e sì, infatti, i passaggi, no? I filtranti, gli assist, il passo della muerte, come lo chiamate voi, no? Il passaggio finale. Il passo della muerte. Il passaggio finale. Allora, io... E quindi questo. Poi Gianfranco Cannone è stato un grandissimo, era un artista di centrocampo, Gianfranco, sempre palla attaccata al piede, ma non aveva la possa straripante che tu hai, perché i giocatori, come bene ha dimostrato anche Masciopinto durante l'epoca del periodo in cui si salvò il Bitonto in maniera rocambolesca con uno spareggio contro l'Atletico Andria, vabbè, ma quello che volevo dire è anche Masciopinto, ma non arriva, ripeto, a coniugare una tecnica raffinatissima, lucentissima, ed una possa esondante, allora, che è propria di Carlos. No, scusa se ti tocco, ma no, sono tanto per motivi tecnici. No. Sposta la telecamera, non inquadrarli, Ho appena esordito il puntata, diciamo. Rassicuro, basta, e tutte le amiche, le piace. Stia tranquillo, il Roma di Nicolangelo. Allora, ho cercato di dire che quest'anno
dobbiamo cercare di essere un attimo più seri. No, perché tengo il tempo, come dicevano gli 883. Da casa Stefano De Paolo ci scrive: continua a toccare. C'è chi mette, perché devi star zitto. C'è chi mette grinta e poca tecnica, chi tecnica e poca grinta. Tu invece è unico. Esatto, tecnica, bravissimo, e grinta Stefano. Sempre al Stefano, che è un caro amico, tra l'altro ultimamente pure maratonetta, complimenti a lui che può farlo. Stefano, sicuramente qualcuno ricorderà come Antonio che Emiliano era Emiliano, diciamo, aveva esperto nelle punizioni. Esatto, Emiliano aveva una precisione ma, su punizioni incredibile. Carlos ha la botta al volo, che pochi hanno, alla castagna da lontano. Quindi, senti, tu lo abbiamo scusato la classica canesse. E gol, questa allora, espressione in questo, canesse, che è un termine in questo piacevole, tremendo, splendido monologo di Mario Cicolo, che ha elevato il livello di questa trasmissione, che purtroppo viene sempre tenuto basso dalla presenza di Nicolino Vacca. Infatti per questo motivo vado via dalla prossima. C'è da dire purtroppo, Mario, e noi ti ringraziamo, che il tutto è stato svilito dal paragone di Pasquale Scivito. Io ho sentito parlare di Sivori, di tanti, Zidane, ma parlavo come tecnico. Pasquale ha associato Biasson a un semplice Barella dell'Inter. Male, malissimo. Caduta di stile. Teoricamente, per me, Barella è giovane, per me è superiore. Cioè, Carlo è superiore. Cioè, no, però bisogna capire che è giovane, si farà. Mi fate fare un futuro. Mi fate fare una domanda seria che arriva da casa, smettetela, poi dici che io tocco. Allora, Turu, dall'alto della tua esperienza, che cosa serve per raggiungere il sogno? Qual è quel quid in più? Lui che il campionato l'ha vinto, capire chi è meglio di lui. Perché logicamente può saperlo. Assolutamente. Che cosa serve? Cos'è che quel quid che basterebbe in più, oltre a quello che è già la squadra? No, sì, io penso che serve fare quello che stiamo facendo. Pensare partita dopo partita e continuare a lavorare. Non ci ha regalato niente nessuno. E quindi ci dobbiamo guadagnare da qua fino alla fine. Benissimo. È giusto così. Allora, rapidamente, leggiamo. Sì, Pasquale Vieri era giusto, aperto e chiuso parlare specifico, Buffon dei poveri, quello che abbiamo detto prima a Mario, in quanto aveva la classe di Buffon, ma ahimè, non i suoi soldi. Va continuo bene. A non averli, grazie Pasquale. Allora, va bene. Benissimo. Però non scommetti come Buffon, andiamo avanti, ma tocca pianissimo. Ognuno è libero di fare quello che vuole, soprattutto sulla Juve non si scommette. Brutta. Allora, andiamo avanti, Danilo. Presentiamo il prossimo turno, che è un turno abbastanza interessante da quel che interessantissimo. Sì, soprattutto se la Groppoli si muove e fa vincere. No, sì, dai, il 19° turno vedrà il Foggia fare visita alla Groppoli, l'Audace Cerignolo ospitare la Fidelissandria che è riuscita a vincere domenica scorsa contro la Gelbison dopo un periodo nerissimo. Il Nardò che farà visita al Fasano, il Francavilla che ospiterà il Sorrento, la Gelbison sconfitta dall'Amdre il turno scorso che ospiterà il Team Altamura in quello che è uno scontro salvezza, il Bitonto che farà visita al Gladiator, il Gravina che ospiterà il Grumentum, la Nocerina ospiterà il Brindisi, mentre il Match Club potremmo definire di questa 19ª giornata è quello che andrà in scena allo Iacovone fra il Taranto e il Casarano. Sì, tu, allora, no, Danilo, giusto un paio di informazioni. Puoi rimettere la Fidelissandria sarà squalificato se non erro due turni. Sì, Favarin, rimettiamo. Poi abbiamo il Foggia che oggi ha ufficializzato un acquisto in attacco, Diego Allegretti, proveniente dalla Vibonese. Poi abbiamo anche, devo rivedere, Taranto Casarano, credo sia stata vietata la trasferta dei tifosi sì, del Casarano. Sì, sì. Ed è comunque una partita molto potremmo definire quasi da dentro fuori, perché spartiacque perde probabilmente, soprattutto per il Casarano, sì, che la situazione poi del Casarano è il distacco Turu, potrebbe secondo te diventare qual è, ampio. Qual è la partita più difficile? Vabbè, lasciamo perdere la nostra, ma la più difficile fra queste? Stavo dicendo proprio quello. La nostra è la più difficile? Trasferta nostra. Non è una partita semplice, però poi sarà una Taranto Casarano sarà una bella gara, secondo me. Punti pesanti, però occhio anche a Cerignola. Io direi soltanto da questa giornata, che è appena la seconda giornata di ritorno, campionato tostissimo. Non so se avete visto, sì, tutte sì, le partite sono terribili, non sembra un girone di serie. Proprio perché abbiamo parlato il campionato, magari chiedo alla regia Danilo di mandare in sovrimpressione la classifica, così da analizzare in un certo qual modo. È una domanda che faccio a Turu, a prescindere dal fatto che la risposta scontata è dobbiamo temere più noi stessi, visto che la classifica solo a momento. Sì, ma solitamente poi si dice sempre così: chi sì, in beta, okay, può perdere, però due punti sul Foggia.
4 sul torrente, sul Sorrento, che è in effetti la sorpresa di questo campionato. La risalita inarrestabile del Cirignola, che è arrivato già in zona playoff. Il Taranto, che nelle ultime settimane pare si stia riprendendo un attimo. Il Fasano, che non molla e non muore mai. Il Casarano aggrappato lì, 29. Anche se iniziano ad essere punti pesanti di distacco. Un campionato chiaramente equilibrato. Il Bitonto e lo spogliatoio del Bitonto, quanto guarda la classifica giorno dopo giorno, e soprattutto Turu, chi pensi alla lunga possa essere l'antagonista del Bitonto? Chi deve temere di più secondo te? Secondo me Cirignola è una delle squadre a temere, perché sono partiti in ritardo, però ha un organico di tutto rispetto. Credo che sia Cirignola, e bisogna vedere anche Taranto, se riprende dopo questo mercato, dopo un po' di cambiamenti, sicuramente verrà fuori anche il Taranto. Però noi dobbiamo pensare solo a noi, ogni tanto è bello vedere la classifica, perché ti fa capire che stiamo facendo le cose per bene, e quindi bisogna ancora continuare a lavorare e mantenere i piedi per terra, che è soprattutto quello che ti fa pensare domenica dopo domenica. Non so se ci avete fatto caso, ma Turo, così come tutti gli altri ragazzi, puntualmente quando gli si fa queste domande, usano quasi sempre le stesse parole che noi sentiamo dal mister. Ma ormai... Per cui vuol dire che il mister è entrato prepotentemente nelle loro menti, perché è quello che lui vuole, cioè non guardiamo la classifica, continuiamo a lavorare ogni domenica, facciamo il nostro, giustamente loro rispondono così, perché è quello che effettivamente poi deve essere. È una filosofia. È una filosofia, esatto, condivisa. Io col mister ci ho giocato a Francavilla e abbiamo avuto la... Avete vinto il campionato? Sì, abbiamo vinto il campionato di Serie D. Quante volte era un po' quell'anno? Qualche partita. Qualcuna sì. Era un po' la sensazione che abbiamo quest'anno. Abbiamo creato una famiglia, era un gruppo fantastico. E penso che sia quella la cosa più importante nel calcio, nella vita, essere sempre uniti in qualsiasi cosa si fa. Senti, era più trattabile come giocatore il mister o era più... È stato sempre così, martello. Sempre... Anche come giocatore, per sì. Cui era sempre martello. Diciamo che come calciatore già si vedeva che avrebbe fatto l'allenatore. Sì. Perché secondo che viene dalla scuola di Calabro. Sì. 2 anni è stato vice, o un anno? Un anno. Non so, sì. L'anno della... Però è stato 3 anni che faceva giocatore e poi ha fatto in Serie C il vice, però già era un allenatore in campo. Allora, il ruolo della difesa succede. Allora, da casa in Succio ci scrive che il Bitonto può temere solo i fattori esterni e continuare con il proprio cammino. Il girone di ritorno è duro, ma lui specifica non soltanto nel rettangolo di gioco. Le sappiamo, sono come, ma non entriamo in mezzo, l'abbiamo già visto domenica. Allora ragazzi, direi che è arrivato il momento di dare un'occhiata al campionato nazionale juniores, sì, alla quindicesima giornata. Questo Bitonto, Danilo, fa fatica, ma è anche sfortunato secondo me, forse un'annata che gira male sotto tutti i punti di vista, perché una squadra che vince al 92esimo poi si trova sotto al 95esimo è forse del segno di una stagione che è disgraziata, deve andare via così. Tra l'altro, dopo aver sbagliato l'impossibile per il 3-1, prima il 2-0, il 3-1, insomma ragazzi, forza e coraggio, riprendiamo il cammino a partire già dalla prossima gara con l'Avezzano. Invece, per quanto riguarda le posizioni di collocazione in classifica, è parecchio interessante poi il duello a distanza tra San Nicoloni, Notaresco, Pineto e Audace Cirignola. Questo turno, Danilo, riposa l'Audace Cirignola, quindi sì. San Nicolò Notaresco impegnato a Campobasso in piena lotta playoff, e il Pineto impegnato a credo a Foggia anch'esso in piena lotta playoff, possono allungare sul Cirignola, quindi sarà interessante vedere. Purtroppo per Bitonto speriamo che con il fanalino di coda Avezzano si possa tornare alla vittoria che tra l'altro manca proprio dalla gara d'andata vinta ad Avezzano.
Speriamo. Speriamo di sì. In uno da casa, Fabio Padulano. Fabio Padulano. Si riferisce a Tulio dicendo che giocatore straordinario, in risposta insomma a quello che aveva detto il presidente Rozziano. E poi Donato Cappiello, forse parente non so. Sì, sì, mio cugino. Okay, dice un saluto agli ospiti in studio, Special Tour, uno dei beniamini più amati dalla tifoseria veroverde. E questo comunque è vero. Infatti, avevo una domanda riguardo. Pronto con la domanda. Allora, dice a 35 anni, credi ancora di poter dire la tua nei campionati professionistici? E che cosa vorresti fare una volta che appendi le scarpette al chiodo? Il papà. Vabbè, quello lo fa anche senza. Quello lo devo fare anche adesso. Adesso senza appendere le scarpette. È più facile che si appende lui. Il procuratore di giocatore. No, penso che a 35 anni non si guarda già tanto da dove si può arrivare, sino in futuro. Almeno io sto pensando in questo, di vivere questi ultimi anni, diciamo così, maggior tempo possibile nel calcio. Cercando di stare con la testa impegnata al 1000 per 1000, che ti permette magari di non pensare tanto a quello che sarà il futuro. Hai intenzione di ritornare in Argentina? Sì, le intenzioni sono quelle, di tornare in Argentina, soprattutto perché ho tutto là, ho la famiglia, i genitori, vorrei stare vicini. Però non si sa mai cosa può succedere. No, prima di tornare in Argentina, a prescindere da come finirà la stagione, tornerai un giorno a Vitone, ci ritroveremo tutti in piazza. Ma in Italia non ci sono, ritorno tranquillamente. No, quanto ti manca l'Argentina, il tuo paese? Manca abbastanza, soprattutto la famiglia, che è quello che ci manca di più insieme a mia moglie. Però adesso con l'arrivo della bimba siamo ancora meglio. Però non pensiamo, è una scelta che abbiamo fatto noi insieme a mia moglie da un paio di anni, e quindi non ci è più facile per te tornare in Argentina che non far venire qui i tuoi? Sì, anche loro hanno tutto là, fratelli, io ho i fratelli, abbiamo tutto. Che fanno calciatori anche loro? No, no, c'è una sorella che lavora e un fratello di 10 anni più piccolo di me, che fa una specie di carabinieri, non so come social di qua. Ok, forse all'ordine, diciamo. Sì, quindi... Sì, l'idea sì, di tornare... L'idea di tornare in Argentina una volta che finisco di giocare. Perché tu hai avuto, mi dicevi, 3 mesi qua i tuoi genitori, sicuramente sarà stato bello trascorrere le vacanze natalizie. No, poi è piaciuto l'Italia, si sono trovati benissimo. Però come dicevo prima, l'Argentina. Sì, casa madre. Quando uno è nato in un paese, in una città, non può assolutamente tornare indietro. È difficile cambiare, anche se nell'altra parte stai bene. Qua hanno detto qua si vive bene, perché in Argentina non si sta male. Sotto questo momento storico. E quindi loro che l'hanno vista che l'Italia sta meglio, volevano rimanere qua, però ho detto no. Torniamo a casa, perché quella è casa nostra. Allora, Antonio Vitale scrive: felicitazioni Sturu per avere più cadenza bitontina che accento spagnolo. Parla italiano. Ha ragione. Ma basta parla italiano, meglio di taluni italiani. Italiani, assolutamente. Diciamolo, chiaramente. Allora, iniziamo a presentare il prossimo avversario. Sì. C'è lo stacco pubblicitario. No, abbiamo 8 minuti e poi dobbiamo chiudere. Per cui. Presentiamo l'avversario. Madonna, questi tempi così serrati che mettono l'ansia. Wow. Non è l'ansia. La Pasqua, vieni, affacciati, Pasquale. No, non lo fa la faccia. La scheda di Mario Romano un po'. Allora, sperando che non abbia commesso cappellate. Una domanda. Basta che alza la voce, perché sennò poi la riportiamo. Per che squadra tieni in Argentina? L'Argentina Belgrano. È la squadra del cuore, della città dove ho fatto il settore giovanile. Italia, meglio che non te lo dico. Ho fatto 2 presenze in Serie B. Belgrano di Collo, adesso sta in Serie B. L'anno scorso, 2 anni fa, hanno retrocesso. Mannaggia. Nome insomma, Belgrano. In Italia invece... Va bene, dai, andiamo avanti, dai. Fermiamoci a Belgrano. Troppo, è la seconda squadra di Milano.
Fermiamoci al Belgrano, fermiamoci. Ecco che somiglia a Palermo. Perché lui viene dall'anima argentina di Samuel Zanetti. Sì, vabbè, anche di Icardi. Dai, allora parliamo del Palermo. No, Zanetti andiamo bene, siamo dal Icardi un pochettino meno. Icardi, tutta sulla compagna di Icardi. Allora, quella invidia, dai. Che tu ti sei visto ieri sera il grande fratello solo per la Pandora, dai, andiamo avanti, per favore, stendete un velo su e copritelo bene, dai Nico, forza, che abbiamo un po' così. Allora suggerisci di togliere l'audio sulla scheda di Mario Romano, sì. Ma perché c'è un telefono che sta succedendo un po' di casino. Allora presentiamo quello che è il prossimo avversario con le immagini sovrimpressione del pareggio per 0-0 del Gladiator di Santa Maria Capuavetere, squadra campana del 1924. Domenica scorsa dicevo 0-0 in quel del Torino d'Angelo di Altamura, nella scorsa stagione ripescata nel campionato di Serie D dopo aver perso la semifinale playoff nazionale contro il Canicattì siciliano. Il Canicattì vanta due partecipazioni nel campionato di Serie C2 nell'84-86 e nella stagione 2002-2003. Attualmente occupa il 12° posto in classifica con 20 punti, equamente distribuiti tra casa e trasferta. Nelle partite casalinghe ha vinto 3 volte, e speriamo che resti tale come numero. Ha sconfitto 2-1 l'Altamura, 2-1 il Francavilla e 1-0 il Fasano. Ha ottenuto un pareggio 1-1 con l'Andria e ha rimediato anche 4 sconfitte interne, 1-0 con la Nocerina, 3-0 col Cerignola, 3-1 col Brindisi e 1-0 con il Sorrento, con uno score totale di 7 reti segnate e 11 subite. Il miglior marcatore è un volto ormai noto a queste latitudini, Antonio Libero del Sorbo, è un classe 84 con 9 reti e assieme a Gennaro Troianello tra i calciatori più rappresentativi del Gladiator, perché del Sorbo comunque vanta già nel suo passato alcune apparizioni, numerose apparizioni in Serie C tra le file di Matera, Cavese, Savoia e Lupa Roma. La sua miglior stagione in Serie D è stata nel 2012-2013 nelle file proprio del San Felice Gladiator, che era una precedente denominazione, con 31 presenze e 14 reti. Altro calciatore rappresentativo che è il Bitonto, ha già incrociato l'anno scorso perché militava nel Nola, è Gennaro Troianiello. Ricordi tu, ma com'è bello Gennaro Troianiello? Classe 83 che vanta nel suo curriculum tante apparizioni tra Serie A e Serie B con Frosinone, Sassuolo, Palermo, Bologna, Salernitana, Ternana e Dallas Verona. La sua miglior stagione in Serie D è stata nel 2005-2006 tra le file della Nuorese con 16 reti in 28 gare. A Santa Maria Capuavetere, comune della provincia di Caserta, non ci sono precedenti tra le due squadre e nota di colore evidenziata da Mario Romano, la società campana in queste settimane, guidata da mister Pasquale Borrelli, è in silenzio stato. Con la speranza che ci rimanga anche quest'altra. In particolare ha iniziato a giocare nel Gladiator Giacomo Zurigo. Assolutamente sì, è vero. E poi è stato mister del Lito. Per cui insomma, da quello che ha, ringraziamo come al solito sempre Mario Romano per la sua scheda. Non è proprio una partita facile, insomma, quella di domani. No, non è facile perché è una partita. Allora, il Bitonto viene da due pareggi, questa è una domanda che volevo fare a Tur, da due pareggi in trasferta proprio in terra campana, Sorrento, Volo della Lucania e col Gelbison. Queste trasferte campane, ecco perché proprio ho detto che la pare più difficile era quella nostra. Anche perché ha un punto sopra, se non ero, la zona play out il Gladiator, quindi partito bene, poi ha avuto una brusca frenata, diciamo, è una partita ostica. Sì, di cosa dobbiamo temere di questo Gladiator? No, non credo che sia da temere. Sarà una partita difficile, come tutte le altre, però dobbiamo stare attento, soprattutto per le ultime trasferte che abbiamo fatto, soprattutto in terre campane. Dobbiamo stare tranquilli e pensare a quello che ci chiederà il mister in questi giorni e cercare di farlo domenica. Ok, benissimo. Tu ti faccio una domanda abbastanza leggera. È più difficile fare il papà in questi giorni o più difficile far gol? Non si dorme più come una volta. Una domanda di mano. No, tra l'altro volevo aggiungere soltanto questo
particolare che fu detto anche dal mister. Adesso, col girone di ritorno, tante squadre sanno già il valore del Bitonto. Certo. Guarda, se nel primo girone d'andata, bene o male, si poteva puntare sull'effetto sorpresa, adesso tutti quanti vorranno strappare il punto, cercare di fare risultato contro di noi. Quindi sì, sì, come sarà ancora più difficile. Come il classico campionato di tutte le squadre che poi giocano a morire contro la Juventus. Perché il riferimento bravo, è questo. Diciamo. Essendo il Bitonto in prima posto, devono per forza farlo partire. Ma anche tipo col Sassuolo gioca anche 22-25. Sì, sì, ma il problema adesso, a parte le battute in sé per sé, è normale ed è che tutte le squadre che affronteranno il Bitonto faranno la loro partita, perché comunque devono giocare. Il Bitonto dovrà, tra virgolette, difendere il primato e sarà per forza così, no? Non è che si scappa più di tanto. È tutto molto bello ed anche molto relativo. Va bene. Allora, chiedo di pazientare un attimo alla regia, perché c'è una sorpresa davvero per tutti noi del Bitonto Calcio, per la nostra società, per il nostro, per l'ufficio stampa che io e Danilo indegnamente rappresentiamo insieme agli amici di Radio Doppio Zero. Prima di questo do le indicazioni per la gara di domenica. Non abbiamo la locandina per una questione meramente logistica, però possiamo dare già le prime indicazioni. Ovvero la trasferta, gara che si giocherà allo stadio Mario Piccirillo alle ore 14:30, stadio di Santa Maria Capuavetre, tutta autostrada, si arriva tranquillamente, non c'è da fare percorsi complicati tipo Vallo della Lucania. Biglietto che si può acquistare per i settori ospiti dello stadio Piccirillo direttamente dal botteghino, dalla biglietteria del settore ospite, appunto, dello stadio di Santa Maria Capuavetra, al costo di 10 euro under 14, se non erro, gratis. Quindi accorrete numerosi, non è una trasferta logisticamente parlando impossibile, proibitiva, proprio perché è casa all'autostrada e casa all'autostrada, nel mezzo credo siano 250 chilometri. Pasquale, tu che verrai 147, un paio d'ore, giù di lì, diciamo, si arriva piuttosto agevolmente. La gara è alle 14:30. Chiaramente riproporremo tutte queste informazioni nei prossimi giorni, nelle prossime ore, a partire da domani, sulla nostra pagina Facebook. E ora annunciamo Nunzio Vobis, una meravigliosa sorpresa che ha colto di sorpresa anche me, che sono stato contattato. Chiedo alla regia di mandare in onda l'immagine, perché praticamente, tifosi del Bitonto, lunedì il Bitonto sarà ospite negli studi di Sport Italia a Roma, canale 60 del digitale terrestre. Per la prima volta forse il Bitonto sarà ospite di una trasmissione televisiva nazionale, e sarà ospite a Roma il direttore dell'area tecnica Nicola De Santis della trasmissione Tutto Serie D, in onda a partire dalle ore 15, qui è indicato le ore 14 perché la trasmissione di lunedì scorso è andata in onda alle 14, ma la seconda puntata di questo approfondimento dedicato alla Serie D in onda lunedì, ogni lunedì alle ore 15 su Sport Italia, vedrà protagonista lunedì prossimo il Bitonto. Quindi per noi non può che essere motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione, gioia, di gioia, un onore, perché il Bitonto per la prima volta sarà ospite di una TV nazionale. Che bello. Abbiamo finito. È calato il gelo per lo stupore, la meraviglia. E per la bellezza. E per la bellezza di tutto questo. Allora, ringrazio chiaramente, scusami Nicola, Massimiliano Fina che mi ha contattato. Ringrazio Orazio a comando, che è il conduttore della trasmissione. Chiaramente ho chiesto anche il numero di telefono sua collega, scherzo, Mario, chiaramente. No, vabbè, e niente, ringraziamo Sport Italia per questa, ringraziamo Sport Italia per questa vetrina molto importante. Ricordiamo, per lunedì alle ore 15 con ospite il direttore dell'area tecnica Nicola De Santis, che sarà accompagnato, credo, dal buon segretario Paolo D'Auccelli. Allora, è tutto per questa trasmissione. Vi prometto che dalla prossima cercheremo di essere un po' più seri, perché non è possibile, dobbiamo essere più seri. Non siamo stati seri. Scherzo. Abbiamo sviscerato. Vabbè, basta, dai.
Hai capito io con chi? Vabbè, lasciamo stare. Lo dovrei dire io, guarda. Va bene, ok. Allora, è tutto per questa trasmissione. Grazie Turo per essere stato con noi. Grazie. Come al solito è sempre un piacere averti qui. Quando grazie. Vuoi, questa è casa tua. Grazie, grazie a voi. La terza è sempre bello venire a sentire soprattutto... Nicolò. Va bene, grazie a Mario Sicolo, direttore. Grazie a voi sempre. Grazie a Danilo Cappiello. Grazie a tutti quanti voi. Grazie a Nicolangelo Biscardi e grazie dietro la telecamera a Pasquale Scilitero. Sono io che devo ringraziare voi perché siete di grande supporto all'ufficio stampa al Bitonto. Cerchiamo di fare quello che è possibile, siamo ben lieti di poterlo fare. Grazie a Danilo Mingiruli. Domenica non ci vieni per fare scena. Grazie a Danilo Mingiruli che ha curato la regia e a Filippo Mingiruli per la parte tecnica. Appuntamento, logicamente, domenica per quanto riguarda la partita. E poi gli appuntamenti soliti con le interviste, con i prepartite, insomma tutto quello che sarà possibile. E poi logicamente la prossima settimana, giovedì, con un'altra puntata di Ruggito Neroverde. Da Nicola Vacca è tutto, grazie per averci seguito. Buonasera. Buonasera. Questo programma è stato offerto da Medicamen è da 40 anni il punto di riferimento per i baresi e non solo nell'ambito della parafarmacia e sanitaria. All'interno dell'attività, vasto assortimento di dermocosmesi, calzature sanitarie ed ortopediche. Medicamen inoltre è rivenditore autorizzato Fratelli Tomasi Calzature. Tante poi le novità, tra cui elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, plantari su misura e la possibilità di una visita specialistica con un tecnico ortopedico. Numerose idee regalo per Natale e non solo. Medicamen, sanitaria e parafarmacia del dottor Mariano Rubini, è in via Melo 207B, Bari. Telefono 080 523 7646. Medicamen, da 40 anni, è al vostro servizio. Perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.